Radio Capri. Capri Magazine. Sono Lello Savonardo, docente di comunicazione all'Università Federico II di Napoli e sono il referente di Ateneo del Contamination Lab Napoli, un progetto promosso dall'Università Federico II di Napoli e finanziato dal MIUR e dal MISE, che attraverso la contaminazione di linguaggi e discipline e tra accademia e impresa propone agli studenti un percorso formativo affinché essi possano realizzare la propria idea di impresa, cioè arrivare ad una startup partendo dalle proprie idee imprenditoriali. Che cosa significa tutto ciò? Significa che c'è una sperimentazione in atto sostanzialmente, forse tra le prime in Italia, che vede l'accademia confrontarsi con il mondo dell'impresa e del mercato, coinvolgendo esperti e imprenditori in un percorso di formazione per studenti, quelli della magistrale sostanzialmente, ma diciamo di tutti gli Atenei campani, ma anche del Conservatorio di Napoli e dell'Accademia delle Belle Arti, che potranno partecipare ad un bando che scade il 15 ottobre presentando una propria candidatura e una idea di impresa innovativa. Durante il percorso di formazione avranno la possibilità di sviluppare non soltanto la propria idea, ma di confrontarsi con studenti di altre discipline. Ricordo la scadenza del bando, il 15 ottobre siete invitati a partecipare con una vostra candidatura e una vostra idea. Radio Capri. Capri Magazine.